A tutto schermo, non Bonsalve. abbiamo Tito a tutto schermo, Tito Terribili, nome e cognome, però nome d'arte Tito il Terribile. Grande. Oh, qui c'è gente che ti aspetta con ansia, c'è Marcello Me ne sono Florio, accorto, c'è Marcello Florio che urla Tito già da un po', proprio non vedo l'ora che ti esibisci. Tu, Tito, quanti anni hai? E io ne ho 15 purtroppo, ancora. 15, penso che sei uno degli ospiti più giovani che ci Infatti siano mi mai sento un sentiti. po' strano a vedere tutti Tutti quanti quanti con con la la barba barba. in giù, quindi fa Ma male fanno un un po' po' al il cuore. cuore, Ma cos'è? diciamo. Un raduno di barboni o un raduno di ukulelisti? Stasera invece che ci canti per il tuo battesimo ukuleliano, prima volta qui alla Big Ukulele Night? Questa sera Stasera pensavo pensavo di di fare fare Sorrido Sorrido ugualmente ugualmente e e Formiche Formiche nel nel cervello. cervello, che Che è il sono tuo due cavallo canzoni di che mi battaglia, porto nel diciamo. cuore. E Sorrido ugualmente di chi è? Sorrido ugualmente è mia, Ah, insieme a insieme a Marco Marco Panetta, Panetta che che mi ha mi ha scritto scritto il il testo. testo. Pensate. E allora, Sorrido ugualmente di Terribili e Guanetta esegue Tito il Terribile. Prego. Comincia poco a poco a fare freddo, i piedi rattrappiscono nel corso del tempo, il vento e la paura mi congelano la schiena, per questo non mi siedo, ancora la terra mi sospinge di rimbalzo, verso un'eterna fine e un passo dopo l'altro. Ma cucino verso queste società assassine. Gli avevano spiegato che la morte illuminava, che l'urlo delle bombe non mi avrebbe fatto male, che sarei stato libero davvero, potendo evaporare. E mi avevano spiegato che la fine era il principio e che l'uomo fatto martire era la stregua del divino, che questo avrebbe dato forse un senso al mio povero destino. Invece io rinasco dalla cenere ogni giorno, col suono delle macchine volanti tutto intorno. Il fatto è che il nemico io nemmeno lo conosco, ma oggi sono in piedi su una strada dove prima c'era un bosco. E maledico Dio dell'Occidente che mi ha preso la casa, ma io sorrido ugualmente, sperando in qualcosa. Mi avevano spiegato che la morte illuminava, che l'urlo delle bombe non mi avrebbe fatto male, che sarei stato libero davvero, potendo evaporare. Mi avevano spiegato che la fine era il principio e che l'uomo fatto martire era la strega del divino, che questo avrebbe dato forse un senso al mio povero destino. Lo so, la politica è corrotta e per natura giustifica le violazioni sempre di misura, ricostruendo una realtà accessibile a chi ci vuole vivere. A chi ci vuole vivere, ma non a chi ci deve sopravvivere. Mi avevano spiegato che la morte illuminava, che l'urlo delle bombe non mi avrebbe fatto male, che sarei stato libero davvero, potendo evaporare. Mi avevano spiegato che la fine era il principio, che l'uomo fatto martire era la strega del divino, che questo avrebbe dato forse un senso al mio povero destino. Comincio poco a poco a fare freddo, i piedi rattrappiscono nel corso del tempo, il vento e la paura mi congelano la schiena, per questo non mi siedo ancora. Tu non le senti, non so perché, misteri della tecnologia, però sei stato bravissimo. Arrivano un sacco di messaggi qui. Alessandra Io ho Scaraggi anche la live scrive. di YouTube in questo momento, quindi vi sento anch'io gli applausi in realtà. Ah, bene, bene, mi fa piacere.